E siamo quasi in chiusura di questa ricchissima giornata piena di appuntamenti e piena di novità che vi stiamo facendo scoprire dall'Eijkman con la redazione di motociclismo. Ma Dulcis in fondo abbiamo due grandi ospiti con Federico Aliverti, Michel Fabrizio e Ayrton Badovini, piloti BMW Motorrad Italia Superbike Team. Benvenuti. Benvenuti ragazzi, finalmente siamo in compagnia di due piloti, due fuori classe, due grandi talenti che l'anno prossimo si cimenteranno in sella alla S1000RR nel campionato del mondo della Superbike. Il bello è che appartenete a un team tutto italiano, BMW ci crede molto, a partire da Melandri e poi anche con voi sicuramente. Che prospettive avete, che ambizioni avete per la prossima stagione? Iniziamo da te, Beh, Ayrton. innanzitutto vi ringrazio di questo invito. È chiaro che è bello far parte di un team completamente italiano che ha deciso di prendere la strada dei giovani e non magari dei soliti, no, soliti è brutto, però dei nomi conosciuti. Mi piace questa cosa. BMW mi ha dato una grande possibilità e quest'anno ci aspettiamo un po' tutti quanti molto. Quest'anno abbiamo chiuso il mondiale nei primi 10, è stato un piccolo target. Il prossimo anno chiaramente l'abbiamo spostato un pochino più avanti. E passiamo la parola a Michel Fabrizio, un volto notissimo del Mondiale Superbike, ha corso anche da pilota ufficiale con grandi risultati, tantissime vittorie. Raccontaci un po' le prime sensazioni che hai avuto, credo, a Portimão, in sella alla nuova BMW. Ma sai, sali su una BMW dove hai sentito per un anno che è una moto un po' difficile. Quando ci sono salito ho fatto pochissimi giri, chiamo un giorno di tempo, ma abbiamo avuto un problema e sono caduto. E con una moto sola abbiamo finito metà mattinata. Però la prima impressione è stata ottima, perché girare solo dopo 20 giri più forte di una moto che ci ho corso un anno, anche se per pochi decimi, però con pochi giri, ripeto, sensazioni molto molto positive. Una moto che come telaio va molto bene, anche come motore. So che il motore che ho provato io era lo sviluppo 2011, a fine mese proveremo lo sviluppo 2012 e vediamo. Anche per noi giornalisti in configurazione di serie, l'S1000RR è un portento a livello di motore, è proprio il suo punto forte. Restando al propulsore, che differenze ci sono fra il 4 cilindri, tu hai corso con Suzuki, correrai con BMW, e il bicilindrico Ducati che tu conosci bene? Ma devo dire che come spinta di motore la BMW si avvicina molto, infatti mi sono trovato bene anche forse per quello, perché sono riusciti a fare un motore che si avvicina molto a quello di Ducati come erogazione sotto di bassi, cosa che Suzuki non aveva, e infatti non sono mai riuscito ad entrare in un ottimo feeling con la moto, perché era molto sgorbutica. Invece ho trovato una BMW sia di elettronica che di motore molto competitiva. E torniamo a parlare con Ayrton. Tu la BMW la conosci bene anche in configurazione stock perché hai ottenuto dei risultati incredibili, un'infilata di vittorie, credo, da record, e poi sei passato alla Superbike. Raccontaci un po' le differenze tra le due moto. Beh dai, la stagione stock è stato qualcosa di incredibile, anche io non mi aspettavo tanto. Siamo partiti bene, poi man mano abbiamo visto che le vittorie venivano, allora abbiamo detto adesso ci proviamo a farle tutte, invece quando abbiamo iniziato a crederci ci siamo fregati nell'ultima. Però è stato veramente bello e sono contento della possibilità che poi BMW mi ha dato quest'anno e penso di essermela giocata nella maniera giusta. Sono contento perché comunque la moto funziona, le differenze fra la stock e la superbike sono tante piccole differenze, la più grande che c'è sicuramente è la differenza di gomma che comporta comunque due stili di guida completamente differenti, poi vabbè l'elettronica è un po' Scusa più. se ti interrompo, Prego. Ayrton, due stili di guida completamente diversi, tradotto cosa significa? Beh, senz'altro la gomma stock è una gomma che è meno performante di quella di un superbike in certe situazioni. La gomma stock, proprio il grip alla massima piega, è veramente scarso. Con la gomma superbike la differenza sostanziale è una, che la gomma giusta al momento giusto ha una gran presa. Quindi quando si ha la gomma giusta si può guidare in maniera differente e si può sfruttare di più la potenza. E l'elettronica, l'intervento dell'elettronica rispetto alle gomme, rispetto al grip, che differenze comporta? La differenza grossa dell'elettronica è che è un software molto più curato e più ricco, che permette più variabili e quindi una messa a punto più precisa.
e la differenza grossa che c'è comunque è che si può settare settore per settore, punto per punto, perché poi avendo appunto la telemetria si può andare a verificare i dati e andare a mettere appunto punto per punto in maniera strategica, mentre che nella versione stock si possono fare mappature, possiamo dire, a sensazione del pilota, però in maniera sempre un po' tra virgolette grossolana. Certo. Torniamo con Michel Fabrizio, che noi abbiamo conosciuto a 17 anni. Mi ricordo una giornata, Pirovano ti portò in pista a Monza a girare con noi di motociclismo. L'anno stesso vincesti il mondiale della stock. Subito mi disse Pirovano: sto ragazzo ha un talento sconfinato, deve allenarsi un filo di più. Sappiamo che lui è tenacissimo. Adesso quanto ti alleni, come ti alleni, qual è l'approccio di un professionista come te alle gare? Ah, l'allenamento è molto duro, ovviamente ogni anno si cambia allenamento, perché vedi che o a fine gara o comunque a fine campionato arrivi un po' in crisi di ossigeno, quindi ogni anno si cambia allenamento. Infatti quest'anno mi sono buttato, diciamo, sulla prepugilistica, provo a fare questa cosa perché è molto molto dura come allenamento, e cioè vediamo, corda, sacco, ma di tutto e di più, di flessioni ogni due secondi, è bella, però arrivi a fine giornata che non riesci neanche a bere un bicchiere d'acqua, però è bello perché comunque è stimolante, e vediamo se dà frutti poi nel campionato. Ma sicuramente se hai qualche contatto in pista e i box hai un incontro ravvicinato, magari riesci meglio a dire la tua. Ricordiamo sì. Anche Chili con Fogarty tanti anni fa. Ma sì, basta anche vedere quest'anno Max con Melandri, ecco, purtroppo. Ecco, infatti. A proposito di Biaggi, Melandri, Ceca, lo chiedo a te che sei più esperto di Superbike. Come mai si impongono questi piloti che ovviamente sono velocissimi, sono dei campioni, ma escluso Melandri, un pochettino avanti con gli anni? L'anno scorso è stato l'anno di Biaggi, quest'anno è stato l'anno di Ceca, cioè conta così tanto l'esperienza o è la moto? Ma sicuramente è un buon binomio esperienza moto. Sono capitati tutti e due in degli anni che gli è stato cucito tutto addosso dalla moto, elettronica, esperienza, gomme, quindi sono stati anche bravi a sfruttare il momento tutti e due, a fare un bellissimo campionato sia Max che Carlos. Spero di non arrivare a 40 anni per vincere un mondiale, perché anche Troy Bayliss ne aveva vinti altri in precedenza, però anche lui è arrivato a 40 anni a vincere un mondiale, quindi la Superbike... Tu che hai corso con Bayliss fianco a fianco, raccontaci anche un po' i segreti di questo grandissimo campione. Ma Troy di segreti, guarda... Un gran manico, perché alcune volte è capitato che non sapeva neanche che gomma aveva sotto e faceva il tempo, magari aveva la più dura e riusciva comunque a tirar fuori il tempo. Lui guidava così, è un australiano, gli australiani pelle dura, quindi riescono a sfruttare tutto. Comunque ho preso tante cose da Troy, ho cercato di prendere, ma è difficile. Beh, dai, qualche volta gli sei stato davanti, gli sei stato sì, di fianco. Sì, insomma. Quelle volte lì che magari stavo davanti un po' mi rodeva, perché è talmente certo. Bello stargli dietro che quando lo passavo... Però dai, sono le gare, per fortuna ha smesso, perché io mi incantavo a stargli dietro. Certo. Torniamo con Ayrton. Invece il passaggio dalla stock alla Superbike, per te che differenza ha comportato a livello di allenamento fisico, sempre che ce ne siano state? Ayrton, però una risposta brevissima, anche dalla regia mi dicono che siamo in chiusura, quindi brevemente... Sì, guarda, beh, la differenza c'è, perché comunque le stock sono gare più sprint, la Superbike, doppia manche, tutto cambia, però non nego che comunque già lo stare stesso in moto, perché comunque le sessioni sono più lunghe, è già quello un grande allenamento. Bravissimi, non potevano che essere veloci i piloti quando gli si dice di essere veloci. Siamo in chiusura, Federico, anche questa puntata è andata, però la giornata continuerà e noi la seguiremo, perché domani ci saremo per le conclusioni, per le grandi conclusioni di questa appassionante diretta che ci ha portato alla scoperta del Lakema con la redazione di motociclismo. Saluto allora Michele e Ayrton per essere stati con noi, saluto Federico e ovviamente i nostri telespettatori per averci seguito, per aver seguito in questa appassionante diretta, dove diciamo la passione viaggia su due ruote con la stessa passione che noi vi stiamo raccontando questi giorni in diretta da Milano, da Lakema.
Beckman con la redazione di Motociclismo. Ringrazio la regia e ringrazio tutti per averci seguito. A domani.